Trasformare un racconto in un libro può diventare un vero inferno. Oggi ne parliamo un po' per darvi qualche consiglio, almeno dal mio punto di vista. Non sto per introdurvi a un videocorso a pagamento, semplicemente ne parliamo come potrei parlarne con gli altri autori su The Incipit. Io sono sempre Giuseppe, vi do il benvenuto sul Diario della Notte, ancora una volta se non si è capito, e quindi iniziamo. Vi ho fatto una lista, a me non piacciono gli schemi, però credo che possa essere utile avere un parametro per poter iniziare a lavorare su questa cosa. Partiamo dal primo punto: valutazione sincera. Questo racconto di cui vorremmo allargare la storia ha effettivamente un senso? Non fraintendetemi, ha un senso allungarlo, allargarlo? È valida come storia? Dobbiamo prima essere sinceri con noi stessi, per evitare comunque di buttarci all'interno di storie che poi finirebbero nel dimenticatoio. Poi sono uno di quelli che si butta tantissimo in tutte le storie che scrive, quindi a volte capita che quelle storie rimangano un po' là, disperse da qualche parte. Non sempre un male, perché potremmo sempre tornarci in un futuro. Una volta deciso se questa storia può essere valida o no, possiamo passare al prossimo punto, ovvero inizio e finale di questo racconto. È davvero così? La storia deve davvero iniziare in questo modo e deve finire nel modo che abbiamo scelto per un racconto? Ricordiamoci che la restrizione di un racconto ci obbliga a rimanere dentro certi caratteri e quindi a mandare avanti la storia velocemente, oppure comunque a dover saltare delle parti che avremmo voluto esplorare con più facilità. Una volta deciso in che modo la storia deve andare, perché l'abbiamo già concluso, il racconto l'abbiamo già terminato, quindi dobbiamo allargarlo, possiamo decidere, effettivamente non inizierò così, inizierò da un altro punto della storia, che poi porterà a questo momento in cui ho iniziato il racconto. In questo modo avremo un valido approccio alla storia. Decidere dove iniziare, dove finire esattamente, ci può permettere di allargare alcune parti di narrato, ma anche di essere più precisi per il lettore. Ad una seconda rilettura di questo racconto che vogliamo allargare, dobbiamo concentrarci sulla caratterizzazione dei personaggi, molto spesso sottovalutata. Una volta che si è deciso come devono essere determinati i personaggi, dobbiamo essere abbastanza critici da renderci conto se li abbiamo caratterizzati abbastanza, abbiamo inserito sufficiente materiale per rendere questi personaggi reali. E allora qui ci sono tante piccole aggiunte che si possono fare, da delle frasi ricorrenti del personaggio a degli eventi che possono all'interno della storia fare vincere ancora di più la caratterizzazione del nostro protagonista o comunque dei nostri altri personaggi secondari. Non sottovalutatelo mai, perché è una parte fondamentale all'interno di una storia. A questo punto è necessario decidere se la nostra storia avrà un messaggio o no. Generalmente tutte le storie hanno un messaggio, poiché sono scritte da un essere umano, generalmente, e quindi dovrebbero avere una visione del lettore e dello scrittore stesso che sta mettendo la propria storia in quei personaggi. Generalmente c'è un messaggio di fondo, ma si riesce a comprendere dall'inizio alla fine questo messaggio? Lo vogliamo cambiare il messaggio che avvia tutta la storia? Ecco, questo è un ottimo punto di partenza per cominciare a capire che modifiche fare al nostro piccolo racconto, per poterlo trasformare, se non in un vero e proprio libro, in un racconto lungo, quindi qualcosa che sia più soddisfacente. E arriviamo così a una delle parti cruciali della storia che vogliamo allargare. Il nostro antagonista, che sia passivo o attivo, ha una caratterizzazione? Le sue motivazioni sono valide? Dobbiamo rispondere a questa domanda, altrimenti dobbiamo lavorare proprio per accentuare le motivazioni del nostro antagonista e così dare al nostro eroe la possibilità di raggiungere il suo obiettivo a fine del libro. In generale dobbiamo raggiungere la conclusione del tema trattato all'interno del racconto o del libro stesso. Se non riusciamo a raggiungere quel punto lì, il lettore sarà insoddisfatto e quindi il nostro racconto o libro perderà un po' di carica in generale. Ma una volta che abbiamo deciso questi punti qui, è il momento di agire letteralmente sul nostro racconto. E quindi ci sono altri piccoli punti che voglio portare alla vostra attenzione. Quindi, se avete deciso di proseguire con l'evoluzione del racconto in libro, adesso bisogna addentrarci nel vero e proprio lavoro grosso, quello che ci prenderà del tempo. E sono delle idee
che darvi delle mete possa tornare estremamente utile per riuscire a completare l'impresa, che sia un capitolo al mese, due capitoli al mese, un capitolo alla settimana se siete più eroici. Io vi consiglio di darvi delle tappe e poi iniziare con la suddivisione in capitoli di ciò che è la storia che vorremmo creare. Una volta che l'abbiamo analizzata completamente, possiamo decidere, seduti al tavolo, anche se ve lo ripeto, io non sono di quelli che fa gli schemi, ma molto spesso possono aiutare. Decidete che cosa deve succedere nella storia per come l'avete impostata. Prendete i vecchi capitoli e i nuovi che dovrete scrivere. In questa maniera avrete una mappa chiara di quello che racconterà la nostra storia. Prendere degli appunti da parte può essere utile allo stesso modo. Una volta decisa la suddivisione, possiamo passare al taglio e alla ricostruzione delle parti che dobbiamo integrare o migliorare. Ad esempio, se il nostro personaggio è iniziato nel vecchio racconto, in un punto specifico, abbiamo deciso di stravolgere le cose e partire da un'altra parte. Bene, qui non c'è solo un taglio, c'è un'aggiunta, ma in seguito dovremo ricostruire l'aggancio della prima parte della storia con la seconda. Non è eccessivamente difficile, ma il taglio è principalmente relativo a ciò che c'è di sbagliato una volta che lo rileggiamo, perché tanto qualcosa di sbagliato ci sarà sempre. Quindi accorciamo, evitiamo di mettere caratteri inutili che possono dare sì più cicciosità al nostro racconto, che diventerà un libro, ma possono allo stesso modo rendere il lettore un po' dargli quella sensazione del brodo allungato. Quindi evitiamo che ci sia questo impatto. Dobbiamo essere i primi ad essere critici su questa cosa qui. Ogni volta che aggiungiamo qualcosa, decidiamo: è fondamentale per la storia o è solo un'aggiunta? In qualche caso le aggiunte possono andare bene se servono per raccontare qualcosa in più. Una volta che si è deciso di tagliare, ricostruire, una volta che abbiamo finito di creare la nostra storia, è il momento di valutare la tensione e le emozioni presenti all'interno della storia. Dobbiamo seguire un percorso, non può essere tutto lineare, dobbiamo salire e scendere con la tensione, qualsiasi sia il nostro libro, che sia un giallo, che sia un fantasy, ci deve essere un moto che possa coinvolgere il lettore. Se è sempre tutto piatto, non ci sono alti e bassi nella storia del nostro personaggio, probabilmente il lettore si stancherà di leggerlo perché non avvertirà emozioni all'interno della storia. E quindi buttiamoci nella caratterizzazione di determinati passaggi che possono fare vincere ancora di più i caratteri dei nostri protagonisti o anche dei nostri cattivi, e quindi darci quella spinta in più per rendere tutto più accattivante. Infine, come sempre, bisogna rileggere, rileggere e rileggere. A volte rileggere può essere un problema, quindi vi consiglio di farlo a distanza di periodi, quindi datevi anche una settimana di stacco una volta che avete concluso tutto, perché la vostra mente sarà concentrata su quello che avete scritto e molto probabilmente non noterà determinati errori. Quindi con un po' di pausa, magari dedicandovi ad altro, leggendo, scrivendo altro nel frattempo, avrete così modo di metabolizzare quello che avete creato e vi permetterà anche di individuare quei piccoli errorini che di solito sfuggono normalmente a tutti e che ci sono anche nei grandi libri. Poi, infine, l'ultimo punto: i lettori alfa e beta. Averli, non tutti ne hanno a disposizione, ma cercateli, perché avere dei lettori che possano dirvi questa parte non mi ha convinto, questa parte non mi è piaciuta, può essere utile. Il fatto che non possa piacere ad alcuni lettori non deve scoraggiarvi. In alcuni casi siete voi a decidere quale sarà il flusso della storia, però avere comunque un feedback dai vostri lettori può essere utile, soprattutto non a rendere i lettori accattivante la storia, ma per costruirla meglio. Non dovete sempre accontentare il lettore, altrimenti rischiate di dare sempre quello che vuole il lettore e non quello che volete voi, che è un discorso a parte. Però essenzialmente questi sono i punti che mi sento di consigliarvi per riuscire a trasformare un racconto in un libro. Ma sono curiosissimo di conoscere anche le vostre opinioni o i vostri consigli per riuscire a rendere questo passaggio il più lineare, veloce e anche curato possibile. Come sempre, siamo qui per un confronto e non è mai una linea diretta, non è mai una verità assoluta, nessuno per dirvi niente, però vale la pena di mettersi a confronto e in discussione. Io spero di avervi aiutato con questi miei consigli, come sempre lì sotto vi leggo tutti e vi rispondo se ho la possibilità. Per oggi posso fermarmi qui, vi ringrazio per avermi seguito sino a questo punto e come sempre vi ricordo che potete supportarci lasciando
lasciando un mi piace, condividendo il video o nel caso iscrivendovi al canale per scoprire un po' di che parliamo qui sul Diario della Notte. Noi ci vediamo nel caos dei pensieri che è questo canale, oppure in un prossimo video.